chilometri di costa, di cui alcune sono molto particolari, come per esempio quelle di Baia e di Caiola, che sono due parchi archeologici sommersi che hanno delle valenze ovviamente naturalistiche, perché ovviamente sempre di fondale e di ecosistema marino si tratta, ma soprattutto sono state istituite per diciamo, i reperti e tutto ciò che di archeologico c'è in termini di testimonianza del passato in questi due splendidi nostri angoli d'Italia. Queste due sono gestite, a differenza, diciamo, da sono cosiddette le other, cioè le altre tipologie di gestione, sono istituite e gestite dalle sovrintendenze ovviamente ai beni culturali ed archeologici, mentre, ripeto, questa è la grande differenza che a volte è stato, come dire, un limite per tanti motivi, poi questo al limite faremo delle brevissime sottolineature successivamente. Ma come vedete, le gestioni delle aree marine protette non sono così eterogenee, cioè omogenee, come gli enti parco per i parchi o le riserve regionali per quanto riguarda gli aspetti terrestri. Noi abbiamo un mosaico fatto di singoli enti pubblici ed enti locali che hanno la gestione delle aree marine protette, e possono essere o comuni o province o consorsi tra comuni e provincia. Il Premilio, l'area marina protetta che ho, diciamo, l'onere e l'onore di dirigere, ne è una di queste, è un consorzio tra comune e provincia, e alcune sono un consorzio fra comune e università, e un'altra, l'area marina di Miramare, che abbiamo Mirena Tempesta che la rappresenta, è gestita invece da un'associazione ambientalista, dal WWF. Quindi è uno scenario abbastanza eterogeneo che ha delle buone intenzioni, ma che ha rivelato nel tempo tantissimi limiti, e uno di questi limiti è proprio l'effetto purtroppo drammatico che ha visto coinvolto il mio amico Bruno Pagliaca, cioè cambiando a volte gli assetti politici, la suscettibilità che viene proprio da questa facile possibilità di impossessarsi anche della parte tecnica, che questo grande limite che hanno le aree marine protette si è rivelato proprio perché, cambiando un sindaco, può tranquillamente mettere in discussione tutto l'apparato, e questo, diciamo, che è un limite che comunque non ci ha fermato, perché siamo andati avanti. E adesso io non sono emozionato perché mia moglie deve, però sono l'aria condizionata, scusa, molto più prosaicamente. Questa, io farò un esempio, perché bene o male ci assomigliamo tutti, cioè tutte le aree marine protette, ciao Bruno, buon viaggio, sono molto simili, anche perché la struttura che sta alla base della missione istituzionale è comune a tutti, come abbiamo visto prima. E quindi io farò l'esempio della nostra area marina protetta come esempio a cui tutte le altre, pur con alcune ovviamente soggettive differenze, possono fare riferimento. Quindi la nostra area marina protetta è a Siracusa, quindi stiamo parlando dell'estremo sud dell'Europa, siamo quasi Africa, siccome qualcuno lo pensa io lo dico, quindi non c'è nessun problema, siamo la propaggine della nostra nazione, e come tutte le aree marine protette nascono ovviamente per la protezione e la tutela del patrimonio marino, ma vogliono e diventano un'opportunità di sviluppo sostenibile, ecocompatibile. Good luck, have a nice trip. Thank you. Proprio per creare un'opportunità non solo di tutela, ma dalla tutela, dalla valorizzazione, la conseguente possibilità di creare uno sviluppo economico, che non fa male, anche perché forse sarà il futuro unico delle aree marine protette. Queste sono le caratteristiche della nostra area marina protetta, ma ve li risparmio. Ma quello che è accaduto, noi siamo stati istituiti 3 anni fa, perché l'esempio del Plemilio può essere e può riassumere gli esempi di molte delle nostre realtà delle aree marine protette italiane, perché nonostante tutto siamo riusciti a creare quelle che sono le premesse per cui un'area marina protetta, al di là della protezione,
è utile per un territorio, non solo dal punto di vista meramente naturalistico, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista del marketing territoriale, che non è l'obiettivo principale, ma ne è una conseguenza, ma una conseguenza utile, perché ha elevato il livello di accettabilità. Ricordiamo, qui il direttore lo ricorda assieme a tutti noi testimoni oculari, che fino a quando non esistevano queste opportunità e queste nuove regole, che poi sono venute anche dalla 394 e da tutte le successive modifiche, le aree vere protette in Italia erano due: Ustica e Miramare. Perché? Perché venivano subite dalla popolazione e venivano viste come una sorta di insieme di divieti fine a se stessi. Ebbene, l'avvento, la comunicazione, tutto quello che è accaduto dopo, grazie anche al grande lavoro delle associazioni ambientaliste, e in questo caso cito fra tutte appunto la Lega Ambiente, WWF, Mare Vivo, hanno prodotto una grande spinta emotiva, positiva all'interno dei territori, che hanno fatto adesso chiedere invece dal basso l'esigenza di avere l'opportunità di una area marina protetta, e quindi si giustifica il numero di 28. Noi siamo una delle ultime istituite, in questi 3 anni siamo riusciti a destagionalizzare il turismo, a creare un'offerta in un territorio che è già ricco in termini culturali, di turismo. Siracusa credo che non abbia bisogno di avere grandi presentazioni, ma siamo riusciti a fare girare di nuovo la testa dei siracusani, dei siciliani verso il mare, quando invece, come diceva Sciascia, hanno voltato le spalle i siciliani al mare, come molti anche italiani, invece si sono riappropriati della cultura del mare, e nello stesso tempo siamo riusciti a creare una collaborazione, e qui è maestro Nino Martino, è l'esempio della Parco Dolomiti Bellunesi, ne è un esempio assolutamente entusiasmante, quello di creare con il territorio una grande operazione sinergica, produttiva, che ha fatto in modo di realizzare un flusso non solo dal punto di vista di comunicazione e anche di accettabilità, ma soprattutto anche sotto il profilo dello sviluppo sostenibile. Da noi, come per esempio le passeggiate, il trekking che viene fatto sulle montagne, da noi invece si va sott'acqua, e quindi questo è un aspetto fondamentale che noi abbiamo voluto attenzionare e che tutte le aree marine protette si propone, cioè quello di creare un turismo subacqueo. Quindi questo è una conseguenza positiva. Tutto questo nel nostro triennio ha praticamente quasi ogni anno raddoppiato i numeri dei visitatori. Perché? Perché le aree marine protette non sono, ripeto, un insieme di divieti, ma sono regolamentate, hanno delle regole, come è giusto che ci siano, perché l'ecosistema marino, come l'ambiente in generale, è patrimonio di tutti, e quindi tutti dobbiamo apprezzarlo e fruirlo con la giusta attenzione, quindi le regole sono sacrosante. E quindi noi abbiamo avuto un incremento esponenziale, fortissimo, vorticoso, Renzi svegliati, in termini anche di flussi di turismo subacqueo. Grande attenzione nelle aree marine protette viene svolta verso il fronte delle scuole. Abbiamo una grande esigenza di comunicare con i ragazzi delle scuole, che trovano nel mare, ovviamente, come tutti quando eravamo piccoli, non solo con secchiello e paletta, ma in questo caso veramente frequentando l'ambiente marino, possono avere a disposizione un parco naturale senza bisogno di grandi artifici. E noi nel giro di poco tempo abbiamo avuto, solo in un anno, più di 20.000 studenti e ragazzi che sono venuti a guardare e ad ammirare le nostre, i nostri paesaggi subacquei, ma soprattutto i nostri corsi di educazione ambientale e di interpretazione, che adesso stiamo affinando grazie a questo gemellaggio che abbiamo fatto con la più vecchia area marina protetta italiana, quella di Miramare, e con il contributo di Maurizio Ciparone, che è storicamente il guru della interpretazione della comunicazione. Dov'è? La colonna, dicono. Va bene. La pescaturismo ha convertito anche una parte del comparto pesca, quindi diminuendo lo sforzo di pesca, quindi l'attività di pressione sull'ecosistema marino, riconvertendosi in parte anche
turismo, quindi pesca turismo. I visitatori vanno a bordo delle barche